Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. Oggi siamo alla partenza del Giro di Lombardia e andremo a vedere che rapporti utilizzano i corridori per affrontare il muro di Sormano. Prima di vedere i rapporti che utilizzano i professionisti per affrontare il muro di Sormano, vediamo com'è questa salita. Pensate che sono 1,9 km al 15,8% di pendenza media. La particolarità è che non si arriva da un tratto in pianura, ma da una salita di 5,5 km al 6,6%. Quindi si inizia il muro che si è già in salita, uno sforzo già notevole, per affrontare questa rampa tremenda con punte fino al 25%. I due uomini di punta del Team Lotto, Tim Wellens e Thijs Benoot, partono entrambi con il 39-32 come rapporto più leggero. Rapportatura molto leggera anche per i corridori della Israel Academy, 39 davanti, 32 dietro. Scelta differente per il Team CCC, davanti monta una semi-compact 52-36, in modo che al posteriore possono usare il 30 e sicuramente è sufficiente, un 36-30 sul Sormano basta e avanza per questi corridori. L'Androni Giocattoli sceglie di montare un 39-32 per affrontare il muro di Sormano. Anche in casa col Lago tutti i corridori davanti montano un 53-39, dietro scelta mista tra chi usa l'11-29 o l'11-32 per salire più facilmente sul muro di Sormano. Stessa configurazione anche in UAE, stessa bicicletta col Lago, stesso cambio Campagnolo Super Record e stessa rapportatura 39-32 come rapporto più leggero anche per Diego Lissi. Scelte differenti all'interno dei corridori del Team Katiuscia, come sappiamo SRAM ha uno sviluppo metrico particolare, davanti utilizzano tutti il 50-37, mentre posteriormente c'è chi opta per il 33 come Crass e per il 28 come il nostro Fabbro. Che rapporti hai montato per affrontare il muro di Sormano? Su un 36-30. Noi ci abbiamo 32-36. Che rapporto hai messo su oggi per il muro di Sormano? Sicuro, sempre. Rapporto sicuro? Sempre. 33. 30? Ah, 33. 37-33. Ah, ok. 36 davanti, 30 dietro, credo. Perfetto. Che rapporti usi oggi per affrontare il muro di Sormano? 39-32. Which gear you use today for the muro di Sormano? 54-11. No way! Yeah, I don't think so. 54-10. No, the lighter? Yeah, 54-10. Oh, one gear. Just one gear, okay. Yeah. Il Team Ineos e quindi anche Egan Bernal usano una rapportatura molto leggera, 36 davanti e 32 dietro, in più oggi usano tutti biciclette con freni tradizionali e ruote lightweight, come stanno usando al Tour de France nelle tappe e nelle corse più dure. Anche Pierre Hollande partirà oggi con un rapporto più leggero, 39-32. 39-32 anche per Wilco Kelderman, il capitano del Team Sunweb. Da notare il cambio posteriore che è Ultegra, perché Ultegra ha un braccio più lungo e permette di montare rapporti più grandi rispetto a Durace. Anche Pierre Roger Latour, che parte con il numero 1, utilizza il rapporto più usato oggi, 39-32. Bene, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Adesso andiamo direttamente sul muro di Sormano per vedere che rapporti utilizzano. E quanto soffro, visto che noi ce la possiamo prendere con calma. Mi raccomando, un bel like come sempre, se non l'avete ancora fatto. Iscrivetevi al canale. Mi raccomando. Ciao, alla prossima. Ciao.